Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti ad un nuovo video sul canale di Joker Pro Gamer. Quest'oggi con il cosplay del Joker di Joaquin Phoenix, che vi farà la recensione. All'inizio sarà prevalentemente uno spoiler, diciamo più un inquadramento generale del film, e poi una piccolissima parte spoiler, quindi tranquilli. Perché sono in cosplay? Ve lo spiego subito. Ho dovuto promuovere il film per un cinema che mi ha contattato, anzi ringrazio i miei due amici cosplayer che mi hanno permesso di andare a pubblicizzare il film in cosplay. Questo, finalmente vedete dal vivo il mio cosplay del Joker di Joaquin Phoenix, fatto quasi a mano. Sono molto soddisfatto di questo cosplay, comunque a voi importa del film e quindi parliamo del film. Dal punto di vista generale reputo questo sequel, non dico una schifezza, ma non dico nemmeno che è un capolavoro. Possiamo definirlo più un film godibile, carino, però non ha rispecchiato i canoni che personalmente ambivo. Nel complesso si può dire appunto che è un film che nemmeno promuove un qualcosa di nuovo, cerca di ruotare intorno alla trama del primo film, quindi non aggiunge qualcosa di nuovo, se lo aggiunge in piccolissima parte. È come se il film, a mio punto di vista, non sono uno che fa recensioni nel dettaglio, cerchi di avere una propria identità, cerca di dare una nuova identità al sequel, come sequel, ma non ci riesce e quindi tende a fallire. Non è ai livelli del primo, mettiamolo chiaro, non è ai livelli del primo. E vi dirò, io sapevo e mi aspettavo che non poteva reggere il confronto con il primo, perché il primo molti adesso lo stanno denigrando, fino a quando prima erano i grandi fan del primo, quindi ipocriti. Il primo film rimane per me un cult dal punto di vista personale. Infatti lo reputo uno dei miei film preferiti. È vero, nel mio vecchio fact time non l'ho inserito, ma perché era sottinteso. In realtà è uno dei miei preferiti, il primo Joker del 2019, e ve l'ho spiegato anche il motivo. Questo film invece non mi ha colpito più di tanto. È stato anche a tratti prevedibile, me l'aspettavo dove volesse andare a parare Todd Phillips, e ripeto, cerca di ruotare attorno a un qualcosa che aveva già costruito. È stato un film bello, però mi aspettavo di più e non mi ha convinto appieno, vi dico la verità. Nel complesso comunque la fotografia è come quella del primo film, mi è piaciuta tanto, anzi forse ho visto qualche piccola miglioria. Il comparto sonoro di, spero di non sbagliare il nome, Hildur Guðnadóttir è anche eccellente. Anche i costumi, i vestiti dei personaggi, l'interpretazione è stata molto superba, soprattutto da parte di Lady Gaga nei panni di Lee Quinzel, viene chiamata Lee Quinzel nel film. È presente anche un altro personaggio che vi parlerò nella parte spoiler, e anche nel complesso pure ci sono stati anche dei richiami e anche alcuni personaggi della pellicola precedente. Si sono comportati tutti bene. Joaquin Phoenix, sempre il top del top, quando si vede lui, ovviamente, si vede proprio Joker, possiamo dirlo. Mi è piaciuta molto la sua interpretazione, personalmente agli stessi livelli del primo, e anzi vi dirò, c'erano alcune determinate scene nel sequel che si è, come dire, espresso ancora di più, è stato ancora più magistrale. Il voto ve lo dirò dopo la parte spoiler. Adesso inizia una piccolissima parte spoiler, perché vi dico la verità, il film l'ho visto proprio a caldo, quindi non mi ricordo tutto quanto, quindi non so neanche se ci sono state scene post credit, non lo so, me ne sono dovuto andare prima purtroppo. Quindi adesso c'è la parte spoiler. Mi raccomando, se non volete seguire la parte spoiler interrompete qua il video, vi andate a vedere il film, e se volete potete ritornare qua e farmi sapere la vostra. Parte spoiler. Nel film vediamo che è presente il personaggio di Harvey Dent, che come sappiamo poi diventerà, ed è famoso per essere, il Due Facce, il nemico Due Facce, che ha lo scopo di condannare Arthur Fleck alla pena di morte. Quindi la trama del film ruota su questo dal punto di vista generale, cioè si parla appunto della condanna di Arthur Fleck, che adesso deve appunto scontare la pena di morte, se il processo va a buon fine. Quindi il film cerca in tutti i modi, voglio dire, Arthur Fleck possiamo dire che spera di non finire sulla sedia elettrica, però durante il corso del film alla fine sembra quasi accettare il proprio destino, tutto sommato. Per cui si vede il personaggio di Harvey Dent, possiamo dire proprio la giuria, che cercano di appunto condannare Arthur Fleck, il quale si rivolge inizialmente a all'avvocato, per poi verso metà film licenziarla perché vuole difendersi da solo. Nel complesso le ambientazioni del film sono pressappoco due, diciamo un terzo nella parte finale, però poco si vede, ovvero il tribunale e l'Arkham State Hospital. E alla fine si vede la parte della Gotham City. Bisogna anche parlare dell'interpretazione di Lee Quinzel, ovvero Harley Quinn. E lei è stata bravissima. Lady Gaga è stata bravissima. Ci sono state molte parti in cui sì, il film, diciamo che i critici quasi hanno esagerato. Molti critici secondo me hanno ingigantito la situazione per quanto riguarda i musical. Ce ne sono stati. Alcune parti erano inerenti al contesto e ci stava il musical. In altre parti era un po' fuori luogo, tutto sommato, però personalmente non mi ha dato tanto fastidio. Come dicono loro che è stato proprio fastidioso, l'85-90% dei film musical, a me non è sembrato tantissimo musical. Poi ripeto, e si è confermata questa mia teoria, alcune parti musical erano legate a delle parti immaginate da Arthur Fleck. E infatti si è rivelato tale. Ci sono state le scene in cui lui è sul tetto che balla con Lee Quinzel con la scritta Arkham Hospital, la scena in cui del matrimonio fra loro due, oppure quando lui fa il cabarettista, si immagina poi il processo in cui possiamo dire uccide Harvey Dent e il giudice. Dal punto di vista del personaggio ci stava queste parti di musical perché sono immaginate dal protagonista. Però il personaggio di Lee Quinzel è differente dall'Harley Quinn che conosciamo. Lei vede Joker proprio come un idolo, come un simbolo. Quindi lei si affeziona di più a Joker, non ad Arthur Fleck, perché il film inoltre cerca di mostrarci come queste due personalità, Arthur Fleck e Joker, entrino in contrasto. All'inizio sembra quasi che vadano a coesistere per creare un'unica entità, ovvero il Joker, ma alla fine del film Arthur rinnega Joker, andando in contrasto con la parte finale del film, e già questo ci fa capire che il film va appunto a porsi contro l'ideale del primo film. Successivamente si vede come alla fine del film Arthur quindi abbia rinnegato completamente il Joker, ma allo stesso tempo Lee Quinzel rinnega lui stesso, perché lei, come ho detto prima, lei vuole Joker, non vuole Arthur Fleck. Lei vede il simbolo, l'essenza di Joker, ovvero follia, anarchia, disordine. Infatti cerca in tutti i modi anche di emularlo quando va al suo appartamento e si trucca, ovviamente non così, però si trucca alla maniera di Joker. Però lui stesso dice: io ormai non sono più lui. Infatti c'è anche la colonna sonora di Hildur Guðnadóttir che si chiama There is no Joker. Questa è la parte finale del film, in cui praticamente stiamo per assistere al giudizio definitivo, se appunto Arthur Fleck deve essere condannato a morte o no. Però una bomba fa esplodere una parte del tribunale, dove se ne esce appunto Arthur Fleck, e si vede anche una piccola parte di Harvey Dent sfregiato, un richiamo appunto a Due Facce, e lui viene all'inizio salvato da due personaggi truccati, cioè uno è truccato così come Joker perché appunto lo vanno a salvare perché lo vedono come simbolo, lui se ne rende conto e si allontana, scappa da loro perché non vuole più avere niente a che fare con Joker, per dirigersi verso le scalinate. E lì vede Lee Quinzel che lo abbandona, gli dice: no, tu hai rinnegato Joker davanti a tutti, l'hai detto proprio alle telecamere che non vuoi essere più Joker, io ti lascio. Secondo me è stato mandato anche un messaggio dell'ideale che noi tutti ci immaginiamo una persona come uno stereotipo, cioè lei ha stereotipato Arthur Fleck, nel Joker. E quando lui non voleva essere Arthur Fleck, non voleva essere più Joker, scusatemi, ha deciso di mollarlo. Questo ci fa anche capire oggigiorno come fanno molte persone, quindi il film ci mostra molta violenza, ma ci mostra in faccia anche alcuni elementi della realtà di oggi che diamo per scontato, cerchiamo di nasconderlo, ma in realtà è vero, ovvero che nella vita ci sono gli stereotipi, tutti quanti noi abbiamo degli stereotipi ed è sbagliato. La parte finale si vede che poi alla fine Arthur Fleck viene ricatturato dalla polizia, riportato all'Arkham State Hospital, per poi alla fine essere pugnalato a morte da un altro personaggio che io purtroppo mi era comparso uno spoiler, e già all'inizio del film si vede questo personaggio che sta appunto in disparte, che aleggia nell'ombra, non è Batman, però alla fine gli racconta una barzelletta e lo uccide. Vi dirò, la parte finale mi ha fatto stare male, infatti ancora adesso parlandone ci sto male, perché alla fine Arthur Fleck è morto. Non faranno un terzo capitolo, cioè in teoria non potrebbero farlo perché è morto, e mi è dispiaciuto, però d'altra parte vi dirò, la parte in cui è rinnegato Joker, all'inizio non ero tanto d'accordo, però vedendola con un'ottica reale, alla fine sì, alla fine ho compreso il suo messaggio. Forse lui si è reso conto che con le sue azioni era diventato un mostro, stava facendo anche del male a quei pochi che ancora gli volevano del bene, e soprattutto ha comportato anche la morte di un personaggio, di quel, mi pare che si chiama Rick, non me lo ricordo bene, ma quindi alla fine ha disegnato Joker perché si è reso conto che appunto alla fine forse non era lui, però ripeto, entrando in contrasto con la teoria del primo film, che poi lui alla fine diventa Joker. Però alla fine Joker, ripeto, è un simbolo, chiunque può essere Joker, lo dice lui stesso, basta solo una pessima giornata, lo dice il Joker stesso, comunque non solo Arthur, cioè Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck, ma anche l'essenza di Joker, basta solo una piccola giornata per trasformare l'uomo più sano in un folle. Quindi questa è un bel po' la parte spoiler. Mi dispiace anche per le ambientazioni, potevano metterci più location, soprattutto all'aperto, cioè alla fine ci sono, ma sono immaginarie, cioè mi aspettavo, non lo so, di vedere, esplorare ancora di più Gotham City, perché si è vista nel primo film, sudicia, marcia, orribile, però mi sarebbe piaciuto vederla ancora di più evidenziata questo aspetto di Gotham City, cioè si vede ma pochissimo. Questa era la parte spoiler, ripeto, nel complesso non è né un capolavoro né un'immondizia. Il mio voto su questo film, se il primo, ora non ricordo nella live che feci che voto gli diedi, questo film personalmente gli posso dare un voto che oscilla tra i 6,5 e 7. Non posso andare oltre, perché ripeto, è stato un film che aveva un grande potenziale, poteva andare ancora più avanti, potevano mostrare tante cose, però si sono limitati secondo me a ruotare troppo intorno al primo film. Non hanno avuto il coraggio, secondo me, Todd Phillips non ha voluto esplorare ancora di più il personaggio Joker. Questa era la mia recensione del film. Voi in caso fatemi sapere nei commenti se il film vi è piaciuto, oppure sempre nei commenti datemi la vostra opinione riguardo se avete visto il film. Il mio consiglio è, ripeto, anche se non è un capolavoro e non è ovviamente una schifezza, andatela a vedere. Detto questo, la recensione finisce qui. Mi raccomando, se vi è piaciuta, un like, un commento, iscrivetevi al canale. Nei commenti fatemi sapere anche se vi piace il mio cosplay del Joker, che vi dirò, dopo aver visto il film stavo pensando di abbandonarlo e non portarlo più. Però dopo che sono uscito dal cinema ho visto molte persone che si sono fatti la foto con me, gli è piaciuto tantissimo il mio cosplay, quindi ho deciso di continuare a portarlo e sono contento, anche perché se non fosse stato per questo cosplay, io probabilmente non mi sarei mai ripreso dalla depressione, non mi sarei mai messo in gioco nell'ambito cosplay e sicuramente non sarei mai ritornato su YouTube. Ripeto, il video finisce qui, voglio salutare tutti quanti saluto. Ovviamente saluto i miei collaboratori, ecco, possiamo dire così, Osore, sempre nel cuore, collega, Boypool, Sugar Jesse, e chissà se ci saranno nuovi protagonisti o nuovi personaggi all'interno della Joker Crew. Poi in caso fatemi sapere come posso chiamarla questa sorta di famiglia. Quindi dal vostro amatissimo Joker Pro Gamer direi che è tutto. Essendo che adesso sono in cosplay di Joker, voglio concludere così. That's life.